guardo, anche te guardo. Te guardo. Buonasera, grazie a tutti di essere qui, aver accettato il nostro invito alla nostra festa di Sant'Antonio Abate, che è la nostra città. Allora, attualmente il personale operativo in forza di staccamento è di 39 unità, di cui 8 capi squadra e 3 facenti funzioni. Nello scorso anno hanno fatto fronte a 488 interventi. Fortunatamente sono stati 100 in meno rispetto al 2014. Di questi interventi sono svolti 62 nella provincia di Milano e 32 in quella di Pavia. L'associazione Amici Vigili del Fuoco ha provveduto alla copertura assicurativa del personale e ha fatto da tramite con la BCC Laudense, l'agenzia di Sant'Angelo, che nello scorso dicembre ci hanno donato 5 lampade antideflagranti, mentre un anonimo ci ha offerto, ci ha regalato uno strumento per la rilevazione delle fughe di gas, e questo è un strumento molto importante. Il mio ringraziamento va a tutti i volontari che, nonostante l'organico ridotto, con il loro impegno e professionalità tengono alto il nome del nostro distaccamento e della nostra città. Ai veterani che ci hanno insegnato e tramandato le tradizioni, e qui penso che giunga da noi tutti un augurio a Alberto Lotti Deris per una pronta guarigione. Un grazie per la preziosa collaborazione a tutto il personale del comando di Lodi, all'Associazione Nazionale in Congedo, ai colleghi di Casal Pusterlengo e quelli delle province vicine, Pavia e Milano. Un ringraziamento va ai carabinieri, protezione civile, vigili urbani e Croce Bianca, che collaborano spesso con noi nei diversi interventi, ed infine un grazie a tutti quanti che rappresentano le varie associazioni e a voi tutti che ci sostenete e ci date sprono per far sempre di più per il nostro distaccamento. Grazie ancora, buon proseguimento. Thank you.